sono Raffaele Flagiello, una persona che si è interessata spesso delle vicende culturali di Sant'Antimo, di cui parleremo oggi. In particolare parleremo del rito della bandiera di Sant'Antimo, che si svolge il giorno di Pasqua, subito dopo le celebrazioni religiose. Tutte le culture agricole dei popoli della terra hanno elaborato miti e riti propiziatori per darsi una spiegazione dei misteri e della magia che accompagna il succedersi degli eventi della natura ed in particolare del ciclo della vegetazione, caratterizzata dal continuo, dal costante succedersi dell'evento vita-morte, morte-vita, che si ripete all'infinito. Con la morte della natura e quindi della vegetazione nella stagione invernale e con l'esplodere della vita in primavera. Occorre rilevare la profonda omologia, cioè la profonda corrispondenza che deriva da questa cultura di tipo agrario tra la vita della pianta e la vita dell'uomo. Viene colta questa omologia soprattutto a livello della genesi della pianta e dell'uomo, ambedue originantesi da un processo di sviluppo embrionale sottratto all'immediata esperienza e visibilità, con tutte la carica di tensione e di incertezze che l'accompagna, e si estende all'intera vicenda del seme, che sotterrato dalla pianta che fornisce a sua volta il seme e in una ciclicità che corrisponde alla nascita, vita, morte, nascita dell'uomo. Queste culture di tipo agricolo, come dicevamo prima, hanno elaborato una serie di miti e leggende. La più nota è il mito di Demetra. Demetra è la dea dell'agricoltura che ha una bellissima figlia di nome Persefone. La figlia, mentre gioca con le compagne a raccogliere i fiori, viene rapita dal dio degli inferi, Ade. La madre, venuta a conoscenza del rapimento della figlia, vaga per tutta la terra in cerca di notizie utili a farla ritrovare, ma nessuno in realtà sa dirle come la fanciulla sia stata rapita. Poi si rivolge infine al sole, che vede tutto, quindi tiene sotto controllo tutte le cose che avvengono sulla terra. E il sole le rivela che il rapimento è avvenuto ad opera del dio degli inferi, Ade, fratello di Giove, e con il consenso del fratello. Allora la dea, visto inutile ogni tentativo di riottenere la figlia, decide di non far crescere più nulla sulla terra, in modo da sterminare la stirpe degli uomini e sottrarre agli dei praticamente ogni venerazione, ogni preghiera, quindi ogni, per certi aspetti, ogni motivo di esistenza degli dei stessi. E così questo evento si stava appunto verificando quando gli dei, riuniti in consiglio,
decidono di trovare una soluzione di compromesso. Cioè la fanciulla Persefone vivrà per 6 mesi con Ade negli inferi e per 6 mesi tornerà dalla madre. Nel momento in cui la ragazza torna dalla madre si ha il periodo appunto della primavera, quindi la natura rifiorisce e quindi dà i suoi frutti. Nell'autunno, quando la ragazza ritorna negli inferi da Ade, la natura muore. Questo mito è stato poi portato dai greci e innestato su precedenti mitologie molto simili esistenti tra i popoli italici. Ad esempio, una delle divinità dell'agricoltura era Conso, in onore del quale venivano celebrate appunto le Consualia. Erano delle feste in cui l'altare del Dio, che era stato sotterrato durante l'inverno, ne viene riportato alla luce e rimane, così diciamo, rimane sulla terra visibile a tutti durante tutto il ciclo della germinazione fino a del grano. In autunno poi l'ara del Dio veniva nuovamente sotterrata. Appunto è per molti aspetti un mito simile a un rito simile a quello che si celebravano in onore di Demetra e Persefone. Con l'avvento del cristianesimo, anche questi miti, questi racconti, subiscono una fortissima trasformazione. Subiscono una trasformazione in senso cristiano, perché certamente, come dire, ciò che motivava questi racconti erano delle esigenze insopprimibili dell'uomo, cioè appunto quello di spiegarsi per certi aspetti il mistero, come dicevo prima, il mistero e la magia della natura. Questa trasformazione, tutto sommato, favorisce lo stesso, come dire, l'attecchimento del cristianesimo, soprattutto nelle zone rurali, che erano fortemente legate appunto a questi miti e a questi riti. Uno scrittore siriaco ci dice come questo appunto avviene. La ragione per cui i padri della Chiesa trasferirono la celebrazione del 6 gennaio al 25 dicembre fu questa. Era costume dei pagani celebrare in quello stesso giorno la nascita del sole e accendere fuochi in segno di festa. A queste solennità e feste prendevano parte anche i cristiani. Così, quando i dottori della Chiesa si accorsero che i cristiani avevano una tendenza a queste festività, tennero consiglio e decisero che la vera Natività doveva essere celebrata in quel giorno e la festività dell'Epifania il 6 gennaio. Ma Sant'Agostino, dovette esortare i cristiani a celebrare il Natale non per il sole, ma per chi lo aveva creato. E il Papa Leone Magno, nel V secolo, ancora biasimava la importuna credenza
che il Natale è per il sole e non per Cristo. Questo esempio appunto ci dice anche come le stesse date delle festività cristiane molte volte vengono adattate alle precedenti festività pagane. Di questo argomento ci parla anche Sant'Agostino nella 29ª epistola. Dice: finite le persecuzioni e fatta la pace, turbe numerose di gentili bramavano fortemente di passare alla religione cristiana, ma ne erano trattenuti perché solevano trascorrere le feste dei loro dei in laudi conviti e ubriachezza, né se la sentivano di rinunciare ai piaceri molto perniciosi, ma anche molto antichi. Allora i nostri maggiori stimarono bene di venire intanto incontro a questa parte della loro debolezza e dissero che al posto delle feste che essi abbandonavano ne celebrassero altre in onore di santi martiri senza quel tal sacrilegio, sebbene con simile baldoria. Quindi l'adattamento cristiano del mito naturalmente interessa soprattutto i santi patroni delle comunità agricole. Nel caso specifico del territorio di Sant'Antimo interessa appunto il santo patrono Antimo. Nel rito della bandiera di Sant'Antimo praticamente viene ripetuto in forme diverse, in forme trasformate, appunto l'episodio del rapimento di Persefone e poi della sua venuta dalla madre in primavera. Quindi il giorno della Pasqua si ha l'Anodos di Sant'Antimo, cioè la salita di Sant'Antimo, corrispondente appunto al periodo primaverile in cui Persefone ritorna dalla madre e la natura fiorisce. In settembre poi ci sarà il Kathodos di Sant'Antimo, cioè la discesa di Sant'Antimo. Allora, l'altro segno simbolo presente nel rito della bandiera è il piantamento di rame di oliva alla destra e alla sinistra della figura del santo, che riconducono l'atto al rito della eresione, nome che corrisponde a quello che gli etnologi chiamano albero di maggio. Si tratta, secondo la testimonianza di Plutarco, di un ramo d'olivo adorno con primizie di frutti di ogni genere per ricordare la fine della sterilità, che veniva portato in processione in occasione dei rituali della vegetazione e appeso sopra la porta del Tempio degli Dei. I privati usavano adornare allo stesso modo le loro case, come accade anche oggi, il giorno delle palme, con il rame di ulivo benedetto. Con il passare, come dire, con il passaggio della comunità da una economia agricola ad una economia di diversa natura, si potrebbe pensare che il rito della bandiera possa non avere più, come dire, un senso nei tempi attuali. In realtà è avvenuto che la funzione di garanzia dal rischio e di liberazione dalle cariche angosciose propria del rito si è estesa all'intero ciclo della vicenda e delle attività umane. Il suo significato
legato ad una comunità agricola, continua a vivere e perpetuarsi in una società che è andata perdendo col tempo quelle sue iniziali caratteristiche. Il rischio di non essere del contadino della comunità agricola, anche di un recente passato, è lo stesso rischio di suo figlio che oggi lavora alle dipendenze di una qualsiasi azienda pubblica o privata in una condizione subalterna e troppo spesso precaria. Per chi volesse approfondire l'argomento trattato, può consultare nella biblioteca Mi Libro di Sant'Antimo il volume scritto proprio sull'evento, intitolato Sopravvivenza di un antico rito nell'agro atellano, la bandiera di Sant'Antimo. È un volume che fa parte della collana di studi e ricerche atellana, edita dal Comune di Sant'Antimo.